Sindaco, oggi un giorno importante, il progetto di candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2025 si condivide con la città, con gli studenti e con le forze sociali. Siamo cimentati in questo grande progetto, è molto ambizioso, sì, è vero, come dicevate voi, ci sono anche tante altre città e c'è anche Enna, città siciliana. Concorreremo tutti. Abbiamo stilato un ottimo dossier, i progettisti hanno lavorato sodo. Agrigento e l'intera provincia ha la materia prima per poter partecipare e perché no anche forse vincere. Dobbiamo mettercela tutta, dobbiamo dimostrare al mondo intero cosa noi riusciamo a fare con quello che noi abbiamo. Cioè, non basta avere soltanto storia, cultura, arte, bisogna avere anche dei progetti per migliorare le sorti di Agrigento dal punto di vista culturale, dal punto di vista turistico, dal punto di vista economico e anche sulla qualità della vita. Non solo 2600 anni di storia, non solo usi, tradizione, storia millenaria, ma anche e principalmente un progetto di futuro che assieme al valore della storia sicuramente potranno permettere ad una città meravigliosa, ad un territorio altrettanto bello di poter ridiventare protagonista non solo sulla scena nazionale, ma su quella internazionale. Abbiamo registrato il consenso di istituzioni pubbliche e private, di associazioni, di fondazioni, di cittadini e principalmente dei giovani che aspirano ad ottenere questo cambiamento e vogliono essere protagonisti. Avevamo l'obbligo di cogliere questa occasione, speriamo che venga riconosciuto il nostro impegno, la nostra proposta e principalmente il valore di quegli elementi come pace, accoglienza, fratellanza, rispetto per la natura, transizione ecologica che sono gli elementi fondamentali. Noi ce l'abbiamo messo tutto, chiediamo ora agli agrigentini, ai cittadini di tutta la provincia di riscoprire il loro orgoglio ed essere consapevoli del fatto che possiamo continuare a giocare un ruolo importante, come è stata nell'antica storia agrigentina, in ambito, lo ripeto, non solo nazionale ma anche internazionale. Avanti tutta e viva Agrigento 2025! Oggi il progetto si condivide con la città. È stata una costruzione che abbiamo fatto tutti insieme, la città e tutti i territori coinvolti. Oggi è un momento di condivisione, di festa. Lanciamo ufficialmente il progetto, il dossier di candidatura e sarà un'occasione per un ulteriore momento di unione dei territori che fanno parte della candidatura. Ci sono 7 persone che andranno a Roma e che dovranno presentare al Ministero il dossier. Chi saranno? Questo ancora non lo so, sarà una decisione ovviamente principalmente del sindaco, ne discuteremo tutti insieme. Sarà certamente una delegazione rappresentativa anche delle diversità e dell'eterogeneità del progetto. La chiesa tutta, la chiesa agrigentina in questo territorio certamente ha un patrimonio artistico, culturale, di sapienza umana, riletta anche alla luce del Vangelo, che può contribuire a questo progetto, un progetto che, certo, oltre a guardare il risultato finale, diventa di stimolo per avviare tutte quelle attività utili alla promozione di questo territorio e al concorrere a essere riconosciuti capitale della cultura. E siamo qui presenti come Università degli Studi di Palermo per rappresentare il nostro impegno all'interno del progetto. L'università si è impegnata con un proprio dossier che è stato inserito all'interno del documento che verrà inviato, che è stato già inviato al Ministero, ed è parte attiva di questo processo di formazione dei contenuti che devono essere veicolati poi per le procedure finali e speriamo la vittoria di questa competizione. Io credo che sarà importante da ora in avanti continuare a coinvolgere la città, fare in modo che il progetto possa andare a buon fine, manifestando in tutte le sue parti le ragioni di un luogo, di un territorio che meritano di essere portati avanti ad altissimo livello,
per una rappresentatività non solo nazionale ma internazionale? Noi pensiamo che la città di Agrigento dovrebbe puntare innanzitutto alla sua felice collocazione geografica e poi anche al suo eccezionale patrimonio culturale, paesaggistico, artistico, ambientale, per poter assumere il ruolo di porta d'Europa sul Mediterraneo, quindi di polo internazionale di riferimento tra l'Europa e i paesi del Mediterraneo, non solo dal punto di vista socioculturale, ma anche dal punto di vista economico e commerciale. È ovvio che perché ciò si avvenga devono intervenire una serie di componenti, c'è quella delle infrastrutture, i servizi, la cultura, e in tal senso noi abbiamo proposto l'istituzione di una biennale di architettura, una sorta di quindi mostra di arte e architettura che dovrebbe diciamo ripetersi con una cadenza biennale nel cuore della valle, che dovrebbe richiamare un po' gli artisti e gli architetti più famosi del mondo, che dovrebbero a sua volta alimentare un confronto socioculturale tra i paesi dell'Europa e i paesi che si affacciano nel Mediterraneo.